Il libro Maldi spiega come funziona il motore dell'automobile. Una miscela di aria e benzina, oppure gasolio, metano, GPL, all'interno di un cilindro, una camera di combustione, dei pistoni, che realizzano una serie continua di trasformazioni cicliche con frequenza da 600 giri al minuto a 6.000. Motore a scoppio, motore a quattro tempe, inventato dall'ingegnere tedesco Nikolaus Otto. Qui abbiamo le quattro fasi del motore a scoppio a benzina, aspirazione, si abbassa la valvola di aspirazione, entra la miscela aria benzina, quindi compressione, valvole chiuse, il pistone si alza e comprime la miscela, scoppio espansione, la scintilla fa scoppiare la miscela, il gas si espande e spinge il pistone in basso. Questa è la fase attiva del ciclo, il power stroke. Scarico, la valvola di scarico si apre, eccola, e la pressione diminuisce, il pistone sale e spinge all'esterno i gas di combustione. Il terzo tempo, scoppio ed espansione, è la fase utile che spingendo il pistone causa il movimento. Negli altri tempi il pistone si muove utilizzando l'energia cinetica acquistata nel terzo, cioè si muove per inerzia. Motore diesel, inventato dall'ingegnere tedesco Rudolf Diesel, motore a scoppio, al posto del carburatore c'è un iniettore che spruzza nei cilindri un getto di gasolio e nel motore diesel non c'è la candela, l'accensione della miscela aria-gasolio è provocata dal suo riscaldamento a causa della rapida compressione nel secondo tempo del ciclo.